Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dying Light. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo andare a contattare il GRE, dobbiamo fare ancora qualche compito per quel Derek babbeo. Reis non ha rispettato la parola data, non mi ha sorpreso più di tanto. Ma non posso mollare. Il GRE non me lo permetterebbe. Inoltre, se ho qualche speranza di procurarmi dell'antizin, devo insistere. Stavolta Reis vuole che riscuota la tangente dai siti circostanti. Lo farò, ma poi dovrà darmi il medicinale. Esatto, se no gli spacchi la faccia. Già ce l'ha abbastanza spaccata, però vabbè. Ah, a proposito, c'era qualche fornitore lì dentro, non ci ho fatto caso. Vabbè. Lo scoprirò più avanti. Oh mamma mia, mi sembra uno zombie tuo amico. Dove devo arrivare? Ah, ok, abbastanza vicino. Immagino verso un tetto. E dubito che nessuno si accorga. Oh merda. Ok, quindi mi sono fatto male cadendo in acqua, non ho capito. Beh, vabbè. Comunque, a quanto pare l'acqua è molto più pesante del normale qui. Oh. Dai. Dove caspita è? Ah. Di nuovo su un treno distrutto. Ok. Easy. Beh, almeno per una volta non devo stare io sopra un mega tetto allucinante, impossibile da raggiungere. Vediamo che hanno da dirci. Qui Crane. Parla pure. Devo fare un altro lavoro per Reis. È roba sporca. Reis estorce denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Passo e chiudo. Secondo me prima o poi lo azzeccano questo qui. E poi gli dicono: ah, ma che cosa hai fatto? Bla bla bla. Ci hai preso in giro tutto il tempo. Ne sono quasi sicuro. Ok, quindi avremo a che fare con altri civili. Quindi le prenderò di santa ragione di nuovo. Non sono così tanto contento di questa cosa. C'è qualcuno con cui posso parlare su questo tetto, quindi vorrà dire che ci parlerò. Magari danno informazioni interessanti. Ho perso tutto. Ho perso tutto in un istante. Abdullah. Cosa hai detto? Guardami. Diresti che sono un uomo di successo? No, non lo diresti. Non ti piace questo. Eppure lo è. Possedevo quasi tutti i distributori di benzina di Arran. Quando annunciarono i giochi globali di atletica, pensammo che era un vero colpo di fortuna. Come vincere la lotteria? Non è andata proprio così, eh? Guardati intorno e datti la risposta da me. Arran era un posto decente, un po' arretrato per certi aspetti, ma tutto sommato ci vedevamo bene. Poi ci siamo offerti di ospitare i giochi. Ah, quante promesse ci fecero. La classe media sarebbe diventata ricca e noi ricchi saremmo diventati dei re. Non sono diventato io. Ah, sì, che ti becco. Sostituisco questo con questo, che è già rotto. Bene. I nostri sogni, i nostri progetti. È sparito tutto in un attimo. E non sono stati solo gli investitori a ingannarci. Anche il governo ci aveva fatto mille promesse. Sei un lavoratore, un tecnico che ripara elettrodomestici, un semplice operaio. I giochi trasformeranno le vostre vite. Il vostro mondo cambierà. Sì, il nostro mondo è cambiato. Guardati intorno, amico, guardati bene intorno e di' a te stesso: devo apprezzare ciò che ho in questo momento, in questo luogo. Ricorda che tutto ciò che hai può esserti strappato via in un batter d'occhio. Beh, certamente sentire, diciamo, delle storie di persone che hanno perso tutto è interessante quando allo stesso tempo è un po' triste, perché comunque, per quanto questo fosse un riccone del cavolo, di certo non è la cosa più bella vedere tutto ciò che praticamente si ha perso per una cosa del genere. Cioè, non credo che sia una cosa per niente positiva avere un'invasione zombie sotto casa. Cioè, un po' Crane, sono sfigato. vicino al Will Station. Ce ne hai messa di tempo. Sbrigati a finire il lavoro. Quella è solo la prima tappa. Ah, grandioso.
Ehi, Jafar. Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante. L'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Race. Gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene. Che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Race? Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Race. Solo voi sapete essere così gentili. Ecco i tuoi soldi. Prendi. La prossima volta che torno. Non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa. Ma non farmi del male. Porca miseria che lavoro sporco. Karim, sono io. Ho minacciato un vecchio di spezzargli le gambe. Ha funzionato, eh? Ora raccogli il contributo dal villaggio dei pescatori. Vai a est fino all'ingresso della galleria. È lì che incontriamo il loro emissario. Ok. Vediamo tu che cos'hai. Una mazza da cricket. Ascia pesante, wow. Vorrei poterla avere. Ehi, questo sembra interessante. Oggetto del giorno. Alle armi da mischia. Lo voglio prendere visto che è un'offerta limitata. Non si sa mai. Shuriken Premium. Lama, garza. No, lasciamolo stare così. So che fa più, sicuramente più danni, ma attualmente non li ho ancora usati, quindi. Va bene. Bene ragazzi, quindi siamo riusciti a convincere, tra virgolette, in modo molto calmo e tranquillo questo poveretto. Non mi piace essere così cattivo, però a certi momenti ci vuole un po' di... beh, metodi. Zombie che cadono all'improvviso. Come va, amico? Sto sbrigando dei lavoretti per Raiz. Ha molto potere. Un sacco di gente lo teme. Vuoi dirlo forte? Eh? Ascolta, amico, non c'è molto tempo. Abbiamo quasi esaurito l'attici. Mi spiace dirlo, ma sono molto preoccupato. Sto facendo del mio meglio qui, Brecken. Lo so. Volevo solo ricordarti l'importanza della posta in gioco. Dimentichi che anch'io sono infetto? Credimi, sono motivato. Va bene, d'accordo. Spero che tu riesca a tornare presto alla torre. Oh, bello, spero anch'io. Infatti sto correndo come un dannato. Aspetta, in effetti è meglio ricordarsi che lui è infetto, quindi chissà quando avrà una prossima crisi. Però c'è da ricordare anche che ha preso una dose di antizin di quella là, che è stata distrutta, quindi... diciamo che già è riuscito a assicurarsi almeno una dose per lui, però chissà. Sono piuttosto curioso di sapere come andrà a finire questa storia. All'ingresso della galleria, quindi dovrei esserci mai, no? Beh, certo, che posto meraviglioso, amico mio. Per la miseria. Ok, ingresso della galleria, non intendevi là. Ma intendeva veramente dentro la galleria. Ma che sono sti zombie verdi? Ma... ma per bacco. Ecco, qua. Ok, chiudo così non dovrebbero riuscire a entrare, no? No? Ah, ok. Accidenti, che posto brutto. Holy shit, man! Oh mio Dio! Oh! Boomer! Ho appena assistito a uno spettacolo incredibile. Un enorme zombie gonfio come un pallone è esploso. Ah sì, li chiamiamo bomber. Li usiamo per togliere di mezzo altri infetti. Se ne colpisci uno, elimina qualsiasi cosa nel raggio di 3 metri. Mi stai prendendo in giro? Mantieni le distanze e non avrai problemi. Che mi dici del corriere? L'hai visto? No, non ho visto nessuno, tranne i zombie. Capisco. Allora dovrai andare direttamente al villaggio. Cerca un uomo di nome Kursel. Porca merda. Ok, quindi qui si chiamano bomber. Beh, fortuna c'è gli shuriken. Buongiorno. Ok, e ora devo andare al villaggio, quindi. Un posto pieno di ricordi per me. Ma spero che non trovino quell'antisin bruciato o qualcosa del genere. Che sennò capiscono tutto.
Ok, ti faccio riposare un attimo. Hai ragione, è da un pezzo che corriamo. Tipo da mezza città. Starò andando per la strada giusta, spero di sì. Di essere questo qua mi sembra il villaggio. E qui c'è il rifugio. Ah, e basta. Va bene, proseguiamo. Oh mamma. Ok, non voglio scendere in modo un po' animalesco. Voglio scendere in modo un po' normale, no? Utilizzando le scale, come fanno tutte le persone normali. Surprise, motherfucker. Non lo so, mi sei sulle scatole tu. Ho come l'impressione che il villaggio sia là sotto. Sì, e io scendo dalle montagne. Ehi, c'è qualcosa lì. Un fiore. Ah, ok, era una piantina. Tutto sto casino per una piantina. Wow. Beh, di certo può essere interessante, perché sicuramente servirà per qualche resip o qualcosa del genere che riguarda le cose che ho imparato. Villaggio. Sono appena scuola. Fuori dal villaggio. All'interno c'è una marea di infetti. Allora eliminali. Ci pagano per proteggerli. Quindi proteggi il villaggio. Ah, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Ok, vediamo un po'. Oh, fuck me. Ok, bomber. Bomber. Lì c'è un altro. Oh shit. Allora, devo provare questi shuriken. Ma come faccio a provarli? Ehi. Ok. Regola numero 1. Non provate ad andare di corpo a corpo contro i bomber. What the fuck? Che idea stupida. Però è divertente. Ok. Ah, mamma mia. Onestamente ho pensato che avessero tipo un timer. Non pensavo che scoppiassero subito. Vabbè. Come ho detto, ancora sto imparando questo gioco. Non ve lo prendete troppo. Perché c'è un obiettivo? Cosa c'era qui? Oh no. No, non voglio saperne onestamente. Ma c'è qualcosa qui, ma momentaneamente non ci posso andare, quanto pare. No. Vabbè. C'è qualcosa. Cos'è? Fa ripartire la centrale secondaria a nord. Che missione è? Ah, l'alto voltaggio. Ah. Ok, molto interessante. Quindi posso studiare prima il passaggio. Ah, già. Senti, vattene a 13. No. No, ma dai. Lo sto prendendo di santa ragione. Ok. Meglio tornare in modalità concentrato. Attento agli zombie, perché non sono per niente simpatici. Oh, wow. Ok, vi ho salutati, ciao. Ma rompete le scatole. Ah. Ma perché mi ha fatto tornare praticamente nel luogo più lontano possibile? Pieno di zombie. Questo non lo so, avrà visto qualcosa, qualche mosca, non so cosa. E io me la devo fare a corsa. Oh, mamma mia. Ah, ma tranquillo, non era così alto, dai. Che perché fai così? Ah. Ho come la vaga impressione che io stia sbagliando completamente strada. Completamente. Sì. Totalmente. Genius. Forse passando dal tunnel? Sì, posso anche passare dal tunnel, ottimo. Siamo dal tunnel. Oh, una zona oscura, che significa? Ok, una zona oscura. Non ne ho idea, quindi può essere che... Ah, ok, forse un'idea ce l'ho, onestamente, di che cosa significhi.
Sapete, però, magari più avanti ci tornerò e darò un'occhiata se è quello che penso io. Cioè, penso che anche voi avete già un'idea di cosa penso io. Ma perché parlo come un idiota? Non lo so, tutto di colpo è come se non riesca più a fare dei commenti normali. Italiano, please. Ok. Allora, sei ancora tu. Dovresti essere morto in teoria dopo un colpo di quello, ma a quanto pare no. Che sei più duro di un polipo. Ok. Riscendiamo dalle montagne, tanto. Accendi di nuovo il fiore. E prendiamolo. Possibilmente in realtà è solamente un punto di respawn, o è respawnato solo perché sono morto e quindi l'ho perso. Vabbè. Sono troppo nob per queste cose. Allora, ragazzi, quindi dicevamo, chiudere la porta. Devo chiudere l'ingresso prima che arrivino altre fottute carogne. Poi, ok, testa mozzata. Fammi prendere un'arma decente, tipo questa. Ehi, muori e basta. Quindi non ci dovrebbero essere altri bomber. Che colpo violento. Ma come l'ho fatto? Vai. Riproviamo. Ho provato a caricare un po'. No, l'ho ucciso. Vabbè. Dai. Aspettate che ti aggiusto un po'. Ok. Cerca il leader nelle capanne. Va bene. Ma come speravano di sopravvivere questo? Scusatemi. Cioè, stanno chiusi in casa? Ehi, c'è nessuno? Non muoverti. Forse se ne andrà. C'è nessuno? Mi manda Raiz a prendere una cosa. Ah, vabbè. Pensano che gli zombie parlano da queste parti, quindi. Sì. Chi è? Vengo per conto di Raiz. Sono venuto a ritirare una cosa. Oh, santo cielo. È un uomo di Raiz. E ora che faccio? Devi andarsene. Parlagli con gentilezza e forse ci lascerà in pace. Anzi, mandalo da Gursel. Lui saprà cosa fare. Noi non sappiamo niente. Parla con Gursel. Lui abita sopra il negozio. Sopra il negozio. Beh, penso che sia qui, quindi. Queste tende sono piuttosto resistenti. Vediamo un po'. Ehi, c'è nessuno? Ah, ce l'ho fatta. Non gridare. Così attiri mostri. Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Raiz. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza. Non vi daremo più niente. Diglielo, Firkin. Ayla, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi, altrimenti Firkin vi picchierà. Picchialo, Firkin. Ayla, per amor, senti, non voglio guai. Ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te e per la tua donna. Non puoi minacciarci così. Picchialo, Firkin. Palla finita, Ayla. Ho capito, ecco, prendi, non ho altro. Un vero uomo l'avrebbe picchiato. Io vado, credo che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Raiz. Chissà a che cosa si riferisce. Bene. Karim, ho avuto i soldi da Gursel. Mi sento un verme, ma ho i soldi. Ci farai l'abitudine. C'è ancora un ritiro da fare, all'attracco dei traghetti sul vecchio molo. Ehi, questa icona è diversa. Arma finale. C'è un traghetto? C'era, ma la marina militare l'ha affondato. Ricordo ovviamente che decine di persone restarono in attesa del traghetto successivo, che non è mai arrivato. Ci sono delle imbarcazioni? Sì, ma le barche che provano a lasciare la baia le prendono a cannonate. Beh, in effetti. Non vogliono far
peggiorare la situazione, cioè non vogliono far passare degli infetti o cose del genere, ad esempio. Che idea su come sono entrati quegli infetti? Idea? So esattamente come hanno fatto. Quel cretino con la maschera ha segato il chiavistello. Di chi parli? Lo chiamano uomo mascherato. Vive all'esterno. È fuori di testa, indossa sempre una maschera antigas. Come se gli servisse. Sei sicuro sia stato lui? Una guardia l'ha visto segare il chiavistello e scappare. Qualcuno dovrà occuparsi di quel tizio. No, grandioso. Uomo mascherato. Difficoltà media. Beh, quando mai? Una missione facile ancora non l'ho trovata, onestamente. Però. Alga subacquea. Va bene. Prossima destinazione. Il traghetto. Ah. Tubo dell'acqua. Vabbè, lo prendo solamente perché poi lo posso vendere. Ehi. F. Ecco. Andiamo un po' a controllare la situazione. Oh. Ehi. Tu hai un martello più grande del mio. E non intendo quel martello. Non prendetela come una cosa male. Oh. Oh, guarda. Ma che succede qui? Ah, qualche zombie. Vai, ufa! La mia entrata super potente. No, oh, che cavolo, quindi si sta arrivando anche la notte. No. Oh. Devo arrivare ai traghetti al più presto perché credo che lì poi possa riposarmi. Accidenti ragazzi, ma quanto ci mettete per farlo fuori? Oh no. Ok, missione compiuta. Ti prego, accetta questo dono per averci salvato. Ok, ci rivediamo direttamente ai traghetti, ragazzi. Pappi, chiudimi un attimo la porta, per favore. Grazie. Ok, sono anche abbastanza vicino. Farò saltare il cervello. Oi. Oh, guarda chi c'è. Ma che stai a fa? Ma che... Ma che... Bellissimo, sei andato a ammazzare con gli altri. Vabbè, aiuto io. Perché può essere più semplice. Anche tu. Accidenti, colpiscilo con un po' più di violenza. La miseria. Tipo così. Ma mettiti in salvo, anche perché sta arrivando la notte, amico. Oppa. Beh, spero che ci sia un letto qui per dormire. Anche se credo che questa zona poi vi diventerà sicura. Devo ritirare una cosa per Reis. Ancora? Vi abbiamo appena pagato, sanguisughe. Non prendertela con me, non l'ho deciso io. Devo pur campare in qualche modo. Anche noi dobbiamo campare. Reis aveva promesso di proteggerci, ma finora ha solo preso i nostri soldi. Dov'è la protezione, eh? Da lui riceviamo solo minacce. Non rendere le cose più difficili di quanto non siano. Devo proprio dirti quanto sarebbe facile bruciare questo posticino. Fanculo, siete dei maledetti mostri. Tutti i soldi sono in quella sacca. Prendila e vai al diavolo. So che non te ne frega niente, ma sappi che non lo faccio con piacere. Preferirei aiutarvi. Già, ma comportarti così è più comodo, no? Beh... Giustamente, allora, che gliene frega. Dov'è sta sacca? Bene. Karim, ho effettuato il ritiro all'attracco dei traghetti. E ora sono sicuro che finirò all'inferno. Benvenuto nel club. Vieni a prendere il tuo premio. Hai fatto un buon lavoro. No, fantastico. Ma, onestamente... Vorrei dormire. La situazione si mette male qui. Garza, ottimo. Bene, grazie, arrivederci.
Non c'è qualcosa qui, vediamo. Questo tizio. Magari altre queste secondarie. Sono Bill Fallon, un giornalista della rivista Affari Internazionali. So chi sei. Sul serio? Come diavolo sei entrato? Non era così difficile durante i primi giorni della quarantena. Quando hanno messo Suleiman a capo era chiaro come sarebbero andate le cose. Così hai deciso di rimanere? A dire il vero vorrei andarmene, ma non so assolutamente come fare. Sono stato in altre città in isolamento, ma di solito c'era qualcuno da corrompere. Non qui. Non posso farti uscire, Darran. Non penso sia possibile. No, certo. Sto documentando gli eventi di questo posto praticamente dall'inizio. Ho intervistato centinaia di... persone che non ci sono più. Suleiman ha molto di cui rispondere. Il mondo deve sapere cosa è successo e... Senti, sono abbastanza disperato. Ho perso il mio lavoro, tutto. Ero barricato in un internet point quando è arrivata una folla di infetti. Me la sono cavata senza un morso, ma ho lasciato lì la mia borsa. Ed è tutto dentro la borsa? Quasi tutto. Mi inseguivano. Ho dovuto lasciare la macchina fotografica in un'auto. Guarda, so di chiederti molto. Anche se li recuperassi, non sapresti comunque come andartene. Amico, senza il mio lavoro, non ho motivo di andarmene. Quel posto è in una brutta zona. Ci penserò, ma non ti prometto niente. Già, soprattutto considerando che devo fare un sacco di strade. Zombieland? Una bella citazione. Va bene, quindi... L'uomo mascherato e parlagli. Vabbè. Diciamo che sta arrivando la notte. Vorrei tornare direttamente da Raise e vedere cosa succede. Benissimo. Quindi ragazzi, direi che se non succede qualcosa di particolare ci rivediamo direttamente quando sarò da Raise. Anche perché c'è un sacco di strada da fare. Cioè, se ci fate caso, praticamente devo farmi tutta la città di nuovo a piedi e... Beh, c'è tanta strada da fare. Sinceramente non credo che ci sia qualcosa di poi così super mega interessante di rivedere tutta la città per voi più che altro. Quindi ci rivediamo direttamente dal buon Raiz. Buono, da per dire. Non lo so, occhi a croce, sono a metà strada. Va bene, senti, devi fare una deviazione. No, no. Perché? Abbiamo perso i contatti con una nostra pattuglia nei pressi del mercato. Ed è un mio problema? Adesso lo è, trovali, altrimenti non farti più vedere. Oh, ma porca merda. Ma che ci devono rompere le scatole questi tizi? Quelli alla torre se la stanno vedendo brutta per uno zombie, quando fuori tipo ce n'è milioni. E io ora devo stare qua a fare lo scopino di questi tizi. Ma non mi stanno venendo simpatici. Chissà se un giorno lo potrò pestare, anche se quella ha la voce di Arthas, quindi mi sta simpatico lo stesso. Cioè io sento la voce di Arthas. Vediamo un po' cosa mi aspetta. Hello? Chissà perché immagino già che fine hanno fatto quei poveracci. Non mi aspetto nulla di buono. Oh mamma mia, un'altra volta. Una di queste. Vattene via. Ok. Queste cose un po' rotte. Vediamo qualcosa di non rotto. Tipo questa. Ops. Ok. Almeno non spreco cose per riparare. Vediamo un po'. Scusate. Credo di aver trovato la vostra pattuglia. E qualcosa l'ha fatta a pezzi. Perquisisci i cadaveri. Dovresti trovare una piccola busta con dentro un progetto. Non danneggiarla. Quella busta è dannatamente importante per noi. Oh, mamma mia. Hai trovato la busta? Non ancora, dammi un secondo. Oh, merda! Oh, wow, 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 wow. Ma scherziamo! Oh no! Questo? Ma
maledizione. Che cosa dovrei fare? Gli shuriken non sembrano abbastanza veloci. Via. Dai, dimmi che ce l'hai tu sta busta. Ci sono delle chiavi. Sicuramente faranno parte di questo furgone, ma come faccio? Beh, intanto devo utilizzare il kit medico. Quindi l'idea migliore è charge. Maledizione. Qua. Spiegati. No. Ma dai, non è valido. Oh. Accidenti, pure il babbeo con la mitragliatrice ci voleva adesso. Scaldo, là dove sono. La barricata, guardatelo, là è quel mona. Via. Ecco. Ce l'ha fatta. Bene. E mo da provare a salire. Però qui c'è tutto cavo spinato. Come faccio? Come faccio? Beh, ci deve essere una soluzione. Non... Fammi sentire come gridi. Fuck you. No, no. Sta bene? No, eh. Anche perché non sto gridando, perché sennò ucciderei tutti. No, solamente cerco. Solamente il momento buono. In pratica sul tetto io non ci posso salire. Dovrei uccidere sto tizio però. Come faccio? Shuriken. Shuriken. Ah. Pensi di essere veloce? Riproviamolo. No, esatto. Quindi. Gli shuriken non sono in grado di... Ah, ecco la busta. D'accordo, ce l'ho. Molto bene, portamela subito qui. Hai fatto un gran bel lavoro. Ok, quindi è opzionale questo babbeo, però... Ehi tu, vieni qui, sono sull'antenna, ti vedi? Eh? Sono... Oh mamma mia, lasciatemi un attimo in pace, please. Progetti, mi serve kit di soccorso. Grazie. Su, mi serve aiuto. Vabbè, fantastico. Come faccio a vederti? Dove sei? Antenna. Oh, quella antenna. Oh. Per la miseria, ma che... Ma è ancora quell'idiota. Ah, qui c'è uno... Uno a cui serve una mano. Mori e basta, per favore, mi serve. No, ma che cavolo, dammi una mano, mo. Certo che hai una precisione. Vediamo un po' questo sconto, attenzione, vediamo lo zombie che attacca il tizio col martello. Attenzione, lo zombie continua a evitare i colpi in modo molto abile. Però attenzione, colpisce l'avversario e gli dà un colpo. Oh, che cavolo, arriva un altro avversario, finisce la battaglia. La prende a colpi di chiave francese ed è si rialza molto velocemente, attenzione. E l'attacco alle spalle del tizio col martello. Però il tizio col martello mi sa che questa volta ci ha lasciato le penne e alla fine ho vinto io. Ok. GG. Oh mamma. Ok. Wrestling con gli zombie. Va bene, vediamo un po'. Diciamo. Ah, quel tipo che tira 800 miliardi di zombie. Cioè dovrebbe smettere. Qual è il problema, babbeo? Ora mi ricordo come si sale. Sì, devo andare dall'altro lato in effetti. Devo andare di qua, devo salire, proseguire di qua,
Accidenti, quante cose secondarie mi stanno spuntando. Ehi, vabbè, oh. Che vuoi? Mi serve aiuto per trovare mio figlio Christoph. No. Lavori per Reis? Sì, per avere protezione. Ma non posso rivolgermi a lui in questo caso. Mio figlio è giovane, parla senza riflettere. È scappato per unirsi al gruppo di Brecken alla torre. È una carriera un po' pericolosa. Si farà ammazzare. Non dovresti andare a... Non capisci. Io faccio armi per Reis. Se le nuove armi non sono pronte, quando arrivano i suoi, io ti prego. Se mi aiuti ti... Chiederò in giro alla torre, se scopo. Ma se posso dire la mia, mi sembri spaventato dai tuoi protettori. Ok. Scusate se ho fatto tutti quei tagli, ma onestamente non voglio perdere troppo tempo. Comunque è molto interessante, perché forse con questa missione, che dovrebbe essere secondaria, credo. Sì, è secondaria. Chissà cosa sbloccherò. Magari poi le missioni secondarie potrei anche farvele vedere, però allo stesso tempo potrei anche non farvele vedere, anche perché sono tante. C'è un sacco di strada da fare ogni volta. Ho 26 HP, sapete che vi dico, mi curo. Ok. Quindi riprendo un po' la strada per... Oh, guardatelo quel camper. Comunque, stavo dicendo, riprendo la strada per la base e ci rivediamo lì. A meno che non succeda qualcos'altro. Vediamo se questi babbemi possono far finire questo episodio lì alla base. Ah. Ah, finalmente sono alla base. E qua c'è qualcuno che mi vuole salutare. Ehi. Ehi, ciao, 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 ciao. Oh no, perché ho di nuovo starma in mano? Vabbè, e sentemi secco a combattere anche contro di voi. Ci ho combattuto abbastanza per oggi. Ok, davvero. Dai, ah, ecco, bravo. Ok, finalmente ce l'ho fatta. Ora dammi sti cosi perché mi secco. Ciao. Ecco il progetto. Eccellente. Sei più affidabile di molti di questi ubriaconi. Reis ti sta aspettando. Chissà, forse lavoreremo ancora insieme. Speriamo di no. Ma che simpatico questo. Ah, di essere questo qua non mi sa così antipatico. La missione li considereranno deboli. Se date un dito, spenderanno il braccio. Capito? No. Vi ho dato un rifugio. Pane. Donne, proiettili, e voi non sapete nemmeno svolgere un lavoro semplice, semplice. Dovrei mandarvi tutti a morire nell'arena. Ah, lo scagnozzo della torre è tornato. Hai qualcosa per me, amico? Sì, ce l'ho. Ora devi darmi ciò che mi avevi promesso. Due casse di antizin. Scordatelo. La tua lealtà alla torre è solo obbedienza cieca, Crane. Sei un vigliacco sottomesso a un falso potere. Segui le loro regole senza riflettere, così come segui le mie. Sei solo un fedele cagnolino. Avevamo un patto. La tua gente ha bisogno dell'antizen, credo, ora più che mai. Ma chi segue le regole stabilite da altri non è un vero uomo. Prendi. Puoi avere queste e basta. Me ne avevi promesse due casse. Queste sono cinque fiale. Se ne vuoi altre, potrai guadagnartele. L'atleta Scorpion, Jade Aldemir, è una dei vostri. Portamela. Ho un'arena dove gli uomini combattono per divertirmi. Scorpion deve lottare nella mia arena. Voglio scoprire quanto può durare una come lei prima di... spezzarsi. Un pugno in faccia, ti prego. Cosa? Io... No, scorda. Non posso farlo. Non c'è convinzione nella tua voce, Crane. È evidente che non hai ancora deciso cosa fare. Sarai un cagnolino e aiuterai gli abitanti della torre? O ti comporterai da uomo e salverai la ragazza? Ah, oh, maledizione, vai, vai a pensaci. Va bene. Bene ragazzi, finalmente per il momento è finita. Nel prossimo episodio dovrò riportare l'antizin alla torre, ma per il momento direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento qui sotto e iscrivetevi al canale.
per altri video che arriveranno molto presto. Next Seven per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!